plastica, plastica. Non vorrei più usarli i vasi di plastica. Questo è vecchissimo. Ciao. Come va? Visto? Visto la Margotta. Andiamo. Eccoci qua. Ah, bene. Allora, io ho dato una verificata e ho visto qualche radice e quindi ho richiuso tutto, così oggi possiamo fare il distacco. Un distacco un po' speciale. Oggi un distacco speciale perché mi è venuta nel frattempo, buonasera, mi è venuta un'idea un po' malsana alle 2:30 di notte e quindi a volte non riesci a prendere sonno oppure ti svegli alle 2:30 di notte e qualcuno ha messo un virtual sulle possibili posizioni, però in quel momento mi è venuta un'idea che oggi ho iniziato a mettere in pratica. Una bella sorpresa, perché ho pensato di metterla su roccia, ma di fare qualcosa di particolare, qualcosa di strano. Vediamo se mi riesce, e non è detto che riesca a realizzare tutto in un'ora durante la diretta, però il risultato finale so già che verrà molto molto interessante. Quindi se non finiamo oggi, martedì prossimo facciamo la fine, la rifinitura del lavoro. Molto un bellissimo lavoro, ecco. Io difficilmente parlo in questi termini nei miei confronti, però ho visto che le caratteristiche di tutto quanto, l'idea mi piace molto, è una cosa che non ho mai fatto e mi pare non ho neanche mai visto fare, neanche in composizioni giapponesi, e quindi tutto un senso ovviamente. Questa è una composizione realizzata in Sardegna, è fatta da un sardo con materiali sardi, fenicio, bardula, eccetera eccetera, quindi vado sempre molto fiero di questa cosa. Ciao Assunta, Armando, Federico, Simonetta. E dai, non chiamatemi maestro, no. Ciao Oriana, Marco Caneo, Rocaneo, Antonio, Giovanni, Paolo Preterossi. Paolo, sta roba ti piace, vedrai. E tuo pacco arriva lunedì, Paolo, insieme ad altri 8 o 7. Sergio. Oronzo, ciao, 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 Adriano. La facciamo di 2 ore oggi. Non lo so, si potrebbe anche fare, Si potrebbe anche fare, se non che ho altro lavoro da svolgere, quindi vediamo un po'. Potrei finire stanotte, un po' di lavoro dopo cena. Carmelo Piana. Stefano Lodi. Stefano non sono ancora andato, ma settimana prossima mi faccio un salto e poi sistemiamo la questione Filirea. Ci tengo che torni a casa e quindi troviamo una bella soluzione. C'è anche Massimo, Claudio Albanese. Anche di Claudio Albanese spedito il pacco, Claudio. Giovanni De Cicco, c'è una pianta per te, dopo la diretta la metto sul banco se riesco, oppure da un'altra parte te la faccio, non ho avuto il tempo. Adesso dovevo preparare un po' di materiali per la diretta. Massimo D'Angelo, abbiamo anche Massimo D'Angelo, Gigi De Lunas. Massimo D'Angelo, questa idea, se mi senti, mi è venuta proprio quella notte
che ci siamo scritti alle 2:30. Vincenzo Tetta. Ho preparato anche qualcosa di Vincenzo Tetta. Non mi ricordo se fosse un pacco. Oppure ho preparato la busta. Abbiamo anche Enzino. Fabrizio. Ha tolto i ragni dal muretto. Li puoi lasciare i ragni. Ciao Antonio Massaio. Allora, Fabrizio Muscas ha fatto un post su... Lui l'ha chiamato ragnetto rosso, che non è un fitoregolatore, quello di cui parlavi tu. Io non li chiamo parassiti, cocciniglie, afidi, funghi vari. Io li chiamo fitoregolatori, non sono parassiti. È l'uomo che li ha chiamati parassiti per poterti poi vendere il prodotto. È come dire quando hai il mal di schiena e ti danno... perché hai avuto un dispiacere e ti danno un antinfiammatorio. Basterebbe andare a farsi una passeggiata al mare, parlare con una persona cara e il mal di schiena passa. La stessa cosa, così in questa maniera funzionano i parassiti, quelli che vengono chiamati parassiti, ci tengo molto a dirlo. Sono stati chiamati volutamente parassiti affinché poi noi potessimo comprare tutti i prodotti che ci propinano. Sono a tutti gli effetti fitoregolatori, fanno parte del ciclo della vita delle piante e degli animali, ok? Quindi assolutamente non sono da vedere in modo negativo, addirittura in modo positivo, perché ci indicano che stiamo sbagliando qualcosa nella coltivazione. Importante. Bio sempre, tutta la vita, a costo di fare harakiri. Ci tengo tantissimo. Pacco. Vincenzo Tetta, pacco. E allora è pacco? Allora è il pacco? Sì. Ah, sì, con la rivista dentro, con la guida dentro. C'è il pacco, se non sbaglio, anche con la guida dentro, se non sbaglio. Boh, ne ho spedito un po'. Piuttosto che ascoltare Conte sulla Rai, mi ascolto Stefano, che è meglio. Ah, c'è Conte adesso? E io è tanto che non ascolto le dirette di Conte, non mi piacciono più. Non mi piacciono più. In quarantena ne ho visto qualcuna, ma non mi interessa. Tanto la mia vita non cambia. Anzi, basta, con queste mascherine sto diventando matto. In ogni luogo devi avere la mascherina e siamo tutti sani alla fine. Siamo tutti sani, con le mascherine, e tra un po' avremo commessi e commesse che si ammalano di qualcosa perché non respirano più come devono respirare. Non lo so, non sono... Orazio Antonio, grande Orazio, Antonio Rappissarda, Luca Cimarra, grandi. Iniziamo perché il progetto è molto interessante, adesso ve lo spiego. A me è piaciuto molto, è piaciuta molto l'idea, adesso ve la spiego. Allora, la mia idea malsana è quella di non tagliare completamente qui per staccare la pianta, ok? Non tagliarlo completamente e poi piantarlo, ma togliere tutta la parte secca, lasciare la parte viva maleabile, e questa parte qui sarà avvolta in una roccia, le radici vengono scortecciate tutte, saranno in alto, sulla roccia in alto, la parte scortecciata girerà e in basso ci sarà l'albero che praticamente è nato sopra, ha fatto dei giri con le sui rami, sui radici, sino a trovare una posizione più vitale. Questa è l'idea. Questa è l'idea. E quindi, prima di tutto, bisogna levare un sacco di roba da qui e scoprire le radici. Quindi sarà già un lavoro lungo questo, io spero di metterci meno tempo possibile.
Una cosa che avrei potuto anche preparare, ma non ho avuto il tempo perché ho preparato. Ho preparato la roccia. Quindi l'idea è di andarci pesanti. L'idea di andarci pesanti.
radici inattive, ormai vedo che sotto le radici sono pressoché inattive. Eccoci qua. Ci vede? Sì. Eccoci qua. E certo che. Certo che ci vuole un secchio qua. Scusate, oggi è così. Adesso prendo un secchio per tirare via tutta sta roba, troppa.
l'idea di eliminare questa parte secca lasciando quella viva. Per fare ciò usiamo Questo si è staccato, poi vediamo se si può, se mi serve. Serve uno sferico un po' più piccolo. Ah, ci siamo. Avanti. Buonasera. Oggi mi dovevi aiutare oggi. Vero Mickey? Pazienza. Non te l'aspettavi, eh? Sei convinto. Perché trovi? Capolavoro fatto. Piace? Bella, no? Sì, ma è bella. Facciamo
trattore grosso. Mi hai fatto una sorpresa oggi, eh? Miki? Mi sono sbrigato a fare quello che dovevo fare. Così mi ha detto, già tutta questa fretta io oggi. Siamo usciti a fare la commissione. Devo andare a vedere. Cazzo, non è vero che arrivo questa fare. Lavoro lento oggi. Mi sa che la diretta oggi durerà tanto. Qualcuno mi ha detto falla di 2 ore. Vediamo. Lavoro è un lavoro difficile, eh? Oggi è la giornata più giusta, è piovuto tutto il giorno, sì, bello, quindi è tutto perfettamente idratato. Aveva già abbandonato sotto comunque. Sì? Sì, è tutta asciutta. L'apparato radicale era inattivo, non c'erano capillari, niente, aveva già capito che avrei dovuto... staccare. Era ora di staccare. Sì. Hai tardato troppo. No. Cioè, doveva essere fatto anche prima. Staccare? No, le ho viste adesso le radici. Farlo prima, no. Però ha pochissime parti attive. Anzi. Adesso abbiamo tolto un po' di corteccia. Sì. I mirti come sono? Vanno. Sto provando, capito? Ci devo capire qualcosa. Ok, vediamo un po'. Dov'è?
se riesco nell'intento. Impresa ardua. Oggi? Sì. Vediamo. Oggi impresa ardua. Vediamo. L'idea è di metterla in questa maniera. Vediamo come va. Poggiamo la piantina. Ecco. Eccoci qua. Si vede? Mi avranno abbandonato tutti. Ops, sparita. Cosa c'è lì? Vediamo un po' se ci sono domande. È arrivato tardi, collaboratore, ma il collaboratore c'ha lo smoking, secondo te? È ora del mirto. Miki, è ora del mirto? Eh sì. Con tutte le sgorbe che hai fatto sei rimasto senza che levi secco con le mani. No, ce le ho. C'ho anche quella grossa. C'ho anche quella grossa, mi. Ne una bella grossa. Solo che a volte mi piace far forza con le dita perché è utile per fare questo lavoro. Dividi l'avena dal secco, Stefano, sì. Sì. Quante volte si può riuscire? La terra che si recupera dal trapianto, prima di tutto si deve fare qualcosa. Allora, se si tratta di bardula, sì, la recuperi. Se si tratta di pomice, la recuperi. Ma in questo caso era perlite mista a terriccio universale e butto via. Era vecchi esperimenti. Collaboratore. Allora. Domande? Paletto di legno? No, col paletto, i paletti ce li ho, ragazzi, ce li ho qui, solo che usando le forbici in quella maniera, usando le forbici così, a mo' di killer, in questa maniera qua, tutto quello che è di fine va tra una lama e l'altra, viene tagliato direttamente, quindi un sistema molto più veloce. Occhio, utilizzo le più vecchie che ho, ce li ho 20 anni queste qua, sono Kaneshin, hanno 20 anni, ci ho fatto di tutto con queste e sono apposta per fare questo tipo di lavoro. Quindi con la bacchetta di legno starei ancora a togliere terriccio, lì non dovevo salvare radici, dovevo segare il più velocemente possibile. Claro, quindi usate in questa maniera. Come avete visto, Luca, sta arrivando un bel temporale. Substrato. Allora, era in questo vaso da più di 10 anni e quindi era in perlite, terriccio universale, forse di più. Sto scorrendo per vedere se ci sono. Ok. Vediamo. Cos'altro c'è? Dicono che sia l'ora del mirto. Le leve. No, non è una questione di leve qua. Poi vedete che cosa è. Qui è una questione di cannello, altro che leve. Puliamo una scaldata, vedi che si piega, come il ferro. Domenico Sacco. Ciao Domenico. Beh, sono è legno di ginepro fenice duro e poi questo è da seme, però
è tantissimi anni invaso, fosse stato per terra sarebbe stato grandissimo, essendo invaso è cresciuto poco, quindi le fibre sono abbastanza dure, quasi come noi amadori. Grazie Antonio. A cascata. Non manca mai a cascata. A cascata non manca mai. Aldo Porzio. Io avrei fatto diversamente. Scalpellato parte del secco, messo dei fili grossi all'interno, raffiato. Sì. Sì, Aldo. Solo che per farlo in diretta bisogna fare prima. E quindi devo trovare il sistema più veloce, più killer. Ha piovuto oggi, bello, eh? È possibile usare una torcia per facilitare la piega? Sì? Sì, infatti dopo se c'è bisogno lo faccio. Il cannello? Pensavo che avresti lasciato una vena, ma invece ho tolto tutto, certo. Fare veloce. Non dovevi salvare le radici, era per fare due risate, disgrazia. Allora, cosa ho combinato? Ho preso diverse rocce, le ho assemblate con una bella colla e ho già coperto le zone di colla con un archetto speciale che faccio io. E questa è bella stabile, eh? Guarda che bella roccetta che è venuta fuori, con i suoi buchi. Sembra proprio una roccia dell'isola di Sant'Antioco. Più o meno il fronte sarà questo qui. C'è un motivo per cui ho sfruttato questa... per cui ho fatto questo andamento verso destra. Adesso vediamo se risulta tutto, perché comunque la roccia ha due fronti, sia questo qua che è questo qua. Forse questo è ancora più bello. Mamma mia, c'è questa parte in alto che mi piace. Dove sei? Questa parte qui mi piace molto. Quindi ha due fronti, fatta appositamente con due fronti, perché poi non sapevo come, se riuscivo a piegare la pianta in una maniera o in un'altra, quindi ho pensato bene, visto che l'ho fatta io la roccia, ho pensato bene, mi si vede un po' di colla lì, dopo la tappiamo, quella bianca lì, visto che bella l'acchetto, una bombetta. Orazio ci vede gli acquari. Antonio Carbone, intendevo per il distacco. Ma lavorando da solo devi fare in quella maniera, eh. Ho usato Mastro Dascia. Mastro Dascia, bomba. È il numero uno per queste robe, perché gonfia e si attacca. Riempirla nella maniera giusta. Ho un po' di materialini qui che ho messo da parte. C'è anche una chicchetta qua. C'è anche questa chicca. Un fico. Un fico che ho fatto radicare da... com'è che si chiama quella tecnica giapponese? Non mi viene in mente. Dove si racchiudono le radici in una palla di muschio. Goke sarebbe muschio. Quelle sfere appese di muschio o poggiate. Non mi viene. Giovanni Liguori, non venire più in ritardo la prossima volta con la giustificazione. Come la faccio l'acchetto? Cos'è questo? Angelo Toscano, Torino, Reggio Calabria, in treno. Ho rivisto tanti dei tuoi video, ma questa diretta mi salta sempre la connessione. Peccato.
No, non è bicomponente, ha delle Monjo. Mastro Dasha. Mastro Dasha. Perché gonfia. Si gonfia e poi è durissimo. È una, diventa una resina molto dura. Sì, ci fanno anche le orchidee. Come si chiamano? Kokedama. Kokedama, bravo. Valerio. Tutti, tutti. Lo sapevate tutti tranne me. Tranne me, tranne me. Allora, dovrà partire una, anche, ci sarà anche una collaborazione con i ragazzi di Vulcanic Art, dove io fornirò il materiale lapideo e loro realizzeranno le rocce più o meno in questa maniera. Bisogna che partiamo, ma mi serve la materia prima. Quindi adesso devo trovare una cava che mi dia la materia prima delle granulometrie che chiedo io. E poi faremo le rocce con i ragazzi di Vulcanic Art. Questa è un pochettino una prova. Io non ne ho mai fatte. Mai assemblato rocce in vita mia. Mai, la prima volta che lo faccio. Ragazzi di Vulcanic sono bravi. Saludos, Antonio Sirio. Allora, presentiamo la pianta. Che dobbiamo fare? Dobbiamo bere il mirto? Boh, se lo trovi. Io già lo trovo. Là. Ah, ok. Allora, due bicchieri. È passata davanti. Due bicchieri. Sei guastato, stai. Dici? Ha fatto la muffa. Ha fatto la muffa? È perché io non lo bevo. Da solo non lo bevo. Dai, dai. Sta stagionando, è meglio. Come? Sta stagionando, amico. Stagionando. Ho messo anche il muschio lì a inumidirsi. Allora, vediamo un po' l'idea. Potrebbe essere quella di posizionare la roccia in questa maniera, la pianta che è roccia. E tutta questa parte qua dovrà essere modellata e farla arrivare in una zona utile, anche qui, non so se si veda, anche qui, ok? È un lavoro molto complesso, la pianta ha pochissime radici e sicuramente devo togliere altro legno per poterla piegare ancora. Quindi sfruttando, adesso la pianta sembra molto più grande, visto? Sembrava piccolina, visto rispetto alla roccia, molto grande. Quindi, visto che ha poche radici, farò molti gin su questa pianta e lascerò pochissima vegetazione. Addirittura potrei lasciare solo questa poco di vegetazione e il resto tutto secco. Non sarebbe male, a me piacciono le cose estreme. Quindi se io usassi questo fronte potrei mettere la pianta anche in questa maniera. Qui c'è un bel gin, va verso là, come direzione ci siamo. È la parte fresca. La mia idea era di farla venire sopra questa parte qua fresca, però è molto complesso, quindi potrei piegarla e farla corrispondere qua. Non sarebbe male come idea, perché visto che la direzione è verso quella, si può ipotizzare che la pianta sia nata in una posizione sfigata qui, dove batte parecchio il vento, dato anche dalla posizione della roccia. Sto ragionando, sto storificando, sto creando una storia nella composizione. Quindi se la composizione non racchiude in sé una storia, una motivazione per cui è fatta in questa maniera, non è una composizione corretta.
questo ci tengo molto io a farlo. Quindi quando faccio una, ma anche quando modello una pianta, se non ci vedo, se non ricamo una storia sopra, non riesco a modellarla con un senso. Voglio che tutto sempre abbia un senso. Quindi avrebbe senso se il primo apparato radicale sia qua, in modo tale che la pianta, visto gli agenti atmosferici, sia stata spinta a crescere nella parte più... Scusate, è arrivata una telefonata, quindi questo è perché usiamo ancora il telefono. Cosa ne dici? A me sembra anche la posizione dove mettere le radici qua non è male. Non mi sembra male. Sai cosa volevo fare io? Dargli una legata. Guarda come ci sta bene qui. Dargli una legata e studiare e vedermela. Perché in più qua risulta, se io piego questa parte, coincide perfettamente, non si vede? Dopo ve lo faccio vedere. Coincide perfettamente con questa roccia. Non sarebbe male. Vista di così. Ehi. Per niente male. Piegare qua. Questo è buono così, eh? Vero? Sì. Mi serve, sì, anche qua il gin va, c'è un bel gin lì, guarda. Questo gin va, come si avvolge, va perfetto, quindi io la posso anche legare in questa maniera adesso. Ho visto che si gira sotto la roccia, sì, sì, la leggo qui, guarda, è perfetta, è perfetta, quindi adesso ci do una legata. Scusate, non riesco a mettermi diversamente. Tira, 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 ok, molla, lascia, lascia. Allora, così mi tolgo. Allora, fammi vedere. Qui ci sta perfettamente. Guarda quel gin sotto. Questo, ma anche questo qui che non vedi. Quello sto guardando. No, ma ce n'è anche uno qua. Anche qui coincide. Quello che hai indicato, che se ne va sotto, giusto e giusto. Sì. Sì, allora, l'idea è di piegare questa parte e farla arrivare qua. Penso che ci arriviamo, siamo giusti. E poi invece da qui risulta tutto perfetto. Questo gin che si avvolge su questo lato, qua sotto la posizione è perfetta, ma anche qui, ma anche questo gin che ha perfettamente la forma della roccia. Quindi secondo me, sicuramente se faccio ricerca trovo anche altre posizioni utili. Campai. L'unica cosa è che da qui non si vede, ma anche così si potrebbe sfruttare, no? Solo che non vediamo la parte dietro. Bella questa roccia, è venuta bene.
Anzi, la parte dietro si vede che spunta di qua. Cioè, vedremmo queste radici, si vedrebbero qua. Utilizzando questa posizione. E mi piace come i gin e la pianta si incastra perfettamente nella roccia. Non mi dispiacerebbe. Questo lo farei secco, lascerei questa parte qua, i riccioli che ha lì, e poi questa parte qua in cascata. Questo lo farei secco. Lascerei questo secco. Sì, l'unica cosa è che lì si nasconde la particolarità della pianta, che era quel giro molto bello. Io avevo pensato di metterlo in evidenza, ma anche così la pianta non mi dispiace, eh? Proprio non mi dispiace, quasi quasi. Quasi quasi. Tom, rinfrescati le idee. Na, 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 na. Ti apre la mente. A me piace. A me piace. Sopra non si vede nulla. Là sopra. Poi abbiamo un mini fico. E lì sopra, qui ci sta una pianta morta, una pianta secca ci sta. La devo trovare. Fai vedere. Tutto profumato. Profumato? Sì, tutto profumato. Allora, ci siete? Sono scappati tutti. Allora, guarda, se questa sembra proprio che prenda la forma giusta. Vediamo un po'. Tutta scortecciata, messa un po' più bassa. Non sarebbe male, eh? Qui va ritoccata un pochettino per dargli la forma, per diminuire questo spazio qua, così. Oppure troppo, no? Troppo. Non mi piace così, almeno. Però.
Qui ci si può sbizzarrire in 10.000 modi, tanti modi. Poi in questa maniera il punto focale diventerebbe questo qui e non più la pianta. Poi c'è quest'altro, ma è parecchio grosso, andrebbe sfinato. Troppo grosso l'anno. Sì, però bisogna provarlo. Messa così non mi dispiace, però il punto focale diventa questo. Guarda che non è carina di quelle di acquata al terreno, eh. Li trovo. Quella roba che è molato su. Se la sfino, però questa qua è di olivastro. Se la sfino non sarebbe male. Allora, le due posizioni sono qua. Questa coincide molto e non sarebbe male. Anche se va ritoccata la base, starebbe più bassa. Ok, su questo ho fatto le considerazioni. E poi c'è questa qua. Però è troppo grossa e quindi praticamente non è adeguata alla roccia. Toglie visibilità. Capito? Così. Però non la trovo troppo grossa rispetto alla roccia. Sì. Appesantisce. Più piccola, più fine. Ci potrebbe anche stare. No, perché non ha senso, è troppo grossa. Troppo grossa. La usiamo per un'altra roccia questa qua, o per un tanuki. Troppo grossa. Faccio diverse prove, dei pezzi potrebbe sfinare. E usare solo qualche pezzo, però trovo che sia troppo grossolana. No. Bella, bellissima, ma è troppo grande. Di ginefro non ho più piccolo, non ho così più piccolo. Lasciala lì. L'unica che si potrebbe utilizzare è questa qua. Allora, la lasciamo in sospeso, questa così io la trovo, la preparo, perché secondo me qui ci va una pianta morta. Questa non è male. È sistemata sia in questa maniera, ma tagliando, mettendola più bassa proprio, mettendola così. È attaccata, piantata dentro. Non sarebbe male. Oppure, come ho detto prima, anche così crea un bel questo spazio qua, che non deve essere secondo me troppo grosso, altrimenti diventa punto focale. Bisogna ridurlo. Come risulta? Interessante, però è pesante, devo trovarne una più piccola. Va più piccola qua. Interessante l'idea, ma sbagliato il materiale. Bello il materiale, è un olivastro. Troppo grande. Sì, è troppo grande. Potrei lavorarlo e farlo più piccolo. Facendolo più piccolino, come forma non sarebbe male. Ci posso lavorare sopra e scortecciarlo, farlo più piccoletto, partire da qui, metterlo più in basso. E queste parti più eteree, più molto più fini. Ci sta, lavoro su questo pezzo qui, a meno che non ne trovo uno con queste caratteristiche. E allora questo risparmiamo tempo. Dove hai messo Mirto? Dove l'hai messo tu? Io già lo so dove. Che ne dite, vi piace l'idea? Com'è, vi piace l'idea? Buona la prima. Sì, ma già così, Già così è carica. Già così è carica la roccia. Questo va piegato. Lo piego dietro. Considera tutti i muschi, belli.
La seconda opzione. Sì. Piano sopra. La prima radice è portata dove è già preventivato. È molto grande. Devo sicuramente sfinare ancora legno secco per poterla piantare in quella posizione. Sicuro. Sicuramente. Quindi l'idea è buona, ma è molto difficile. Non l'ho mai fatto, quindi... È molto difficile. Lavori come se fosse successo in natura. Certo, sempre. C'è sempre una storia. Se non c'è storia, non... La parte di radici che si è staccata. Sì, c'è anche... L'ho conservata quella radice lì. Perché potrei pensare di attaccarla. Tanto il mastro d'ascia ce l'abbiamo. Potrei pensare di attaccarla alla parte dove era già, perché... Cosa significa grulli? Grulli ma bravi. Che significa grulli? Grulli? Grulli... Che te sei grullo? Che sei grullo? L'insieme è molto bello. Vediamo un po', ci sono altre domande... Ho anche considerazioni forse che possono essere utili. Con l'estremità verso destra. Anche a me piace quell'opzione. Ma sì, mi piace molto. O utilizzo questo olivastro oppure trovo... Che poi olivastro ci sta morto lì sopra. Ci sta. Quindi composizione estrema, l'olivastro che muore, il ginepro che riesce a vivere. Non è male come idea. È una buona idea, non male. C'ho anche un altro olivastrino piccolino che potrei inserire, che ha creato una cosa particolare. Comunque le rifiniture poi le vediamo, perché aggiungo, faccio delle cose, magari le vediamo martedì. Sì. Sì, sì, sì. Allora, secondo me bisogna lavorare su quella parte lì. Ciao a tutti. Sergio va a tatuare qualcuno. Buon tattoo. Verso destra va contro la storia. No, va giusto, perché muore. Grulli un po' scemi, ma in senso buono, goliardico. Grazie, sono un po' scemo. Grazie. Grulli. Vabbè. A grullo. Che te sta a grullare? Rincoglionire. Sì, ormai usiamo questo fronte, no? Se fosse questo... No, perdiamo troppa roba. Perdiamo troppa roba. Da questa posizione... Riesco anche a sfilare il vaso senza toccare più la pianta. Andrebbe stretta bene in modo tale che, vedi, bisogna stringerla bene, legarla bene, creare dei... Bisogna fare in modo tale che resti ben piantata. Altrimenti non posso piegare questa parte. Fare tutto in diretta è veramente... penso che sia impossibile fare tutto in diretta. È un lavorone sto qua. Quindi facciamo così. Adesso in diretta ci lavoriamo un pochettino la chioma. Che c'è da fare un po' di gin e un po' di cose. Queste le abbiamo viste, le leviamo perché tanto questo andrebbe nell'umido. Ho fatto un altro. Un'altra composizione. Le ho solo poggiate. E ho fatto un'altra composizione. Con queste rocce va sempre bene.
è facile essere bravi così. Guarda come sono bravo, cioè il materiale è bello. E allora, fa effetto quel misto, era un po' che non lo bevevo. Perché a me mi era un po'... Subito felicità. Allora, qualcuno voleva vedere le sgorbie in azione, cioè ormai non ho più forbici lì. Questa mi serve, qui non ci sono, ah ecco le pinze sono lì. Abbiamo detto prima che si vede, o sto coprendo tutto. Bella roccetta, sì. Brava la natura, eh. Sentono i gecchi, fanno un verso, sembra che ridano, che ridere. Ok, tutto a scuola? Non lo faccio più. Come non lo fai? No. Cosa vuol dire? Non si può. Perché no? Poi ti spiego. Oddio. Non si può. Impossibile. No.
Così è. Così è. Allora, poi qui abbiamo due apici, uno grande e uno piccolino. Piccolino lo lasciamo e il grande lo secchiamo. Così proporzioniamo il più possibile. Così non si può, non si voglia cuire tutto. Purtroppo è andata così, per fortuna. Quindi per fortuna. Questo lo secchiamo. Quindi che ha detto Conte? Dice che c'era la diretta di Conte stasera, ma oggi avrà molti meno visualizzazioni visto che c'ero anche io in diretta, quindi... E mi dispiace per lui, ma... è così, è la dura... La dura realtà, purtroppo. Deve rassegnarsi. Deve rassegnarsi. Ormai le mie dirette hanno surclassato le sue. Tanto dice sempre le stesse cose. Non vi lasciamo soli. Non siete soli. Ha copiato da me, poi ho iniziato io col cartello, non sei solo. Ma non l'hai preparata. Non l'hai preparata. Ieri sera. Poi stamattina ne ho aggiunto questa alla base per dare un po' di stabilità, perché era instabile. Questa è perfettamente stabile. L'astro lascia sì. Funziona. Quello che avevo ieri rimane più gommoso, mi hanno detto è come il Mastro Dasha, invece non è così, si indurisce di più, è più rigido. Il Mastro Dasha è meglio, rimane più rigido, si asciuga, si irrigidisce molto, sì, come una resina dura. Invece sì, l'altro che ho usato ieri rimane un po' più gommoso. Quindi, ma poi non catalizzava bene, dentro rimaneva morbido, dove ne mettevi tanto non faceva schiuma come fa il Mastro Dasha, capito? Ma oggi ho rinforzato qua e là col Mastro Dasha. L'hai trovato poi? Sì, sì, dove dicevi tu l'ho trovato. Sì. E l'ho visto da poco. E niente, a me piace lavorare con le mani. Dice, ma c'è le sgorbie, perché non le usi? Le trovassi in questo caos. Mamma mia. C'è un caos. Sto camminando sopra i cavi della saldatrice. Sono? No, qui c'è anche altro, è che devo stare a dire tutto. Hai visto che ogni tanto si accumula il lavoro, non sono più ordinato, c'è di tutto e di più, è normale. Per il momento abbiamo questo spazio, quindi lo sfrutto per fare tutto, falegnameria, carpenteria, bonsai.
Poi quando avrò uno spazio migliore avrò diversi laboratori. Poca luce oggi. Guarda, si è tutto annuvolato di nuovo. Di nuovo, tra un po' ripiove. Penso di sì. Bene, bene. Sai che le olive stanno crescendo, Quest'anno facciamo l'olio. Quest'anno esce l'olio buono. Olio buono quest'anno. Ma questa pioggia, se non sbaglio, va bene anche per le vigne, per i vigneti. Altrimenti troppo asciutto non... Se piove tanto però, altrimenti mi fa malattie. Certo, se piove poco... Molta umidità. Fa solo umidità, l'apparato radicale non ne giova. Ma questo non è quello delle casse, non è quello delle cassette questo. No. Quello non è nordico. Devo andare a cercare... Quello è sudico. Devo andare a cercare un po' di porcini questa stima. Ne fa tanti adesso, Ne sono già usciti anche ovuli. Sì, stanno uscendo un sacco di... Adesso la stagione è perfetta per i funghi. Ho visto un cestinetto di ovuli stamattina. Che belli. Ma belli davvero. Proprio uno spettacolo. Sembravano finti. Che belli. Belli davvero. Anche qualche galletto. Gallinacci? Sì. Beh, sai quali piacciono? Le trombette della morte, i gallinacci neri. Non li ho mai mangiati. Che buoni che sono. Io mangio quelli di sinfero. Prende forma, poi ci sarà da... Io tendo a modellarli un po' anche. Comunque questo non ci sta. Prime forbici che capitano. Non ci sta. Questo è troppo lungo. E poi si dà una sfilata, si lavora. Va bene, c'è questo ricciolo qui che sembra fatto apposta. Io vorrei che si vedesse, però in questo momento è utile lasciarlo così com'è. Aspetta, questo qua, questo lo tagliamo così. Meglio. Qui ci sono dei riccioli di legna bellissimi. A me mi piace, c'è parecchio da lavorare, però mi piace. Non è sfruttata al massimo la pianta. Siamo rimasti in pochi perché diventa noioso vedere queste lavorazioncine del piffero. Secondo me preparo bene i materiali, avete visto già la posizione e dopo vediamo come si pianta, come si rifinisce. È inutile che vediate come tiro via la legna da un gin, perché altrimenti... eravamo in 50, da 50 a 28, alla fine non ha senso, non che chi sia presente non abbia diritto a vedere, però io la trovo particolarmente noioso vedere queste cose, io non starei lì a guardare. Questo gallo che canta mi ricorda la mia infanzia, peccato che non faccia le uova. Il gin che esce dal vaso non si vedrà. Sì che si vedrà. Ma quale? Questo che c'è qui? Ma sì che si vede, c'è buio. Va a rafforzare la storia della composizione. L'estremo tentativo di una pianta? Sì, certo.
soccombere sotto la forza della natura, tuttavia così grossa appesantisce la composizione. Andrebbe sfinita tantino seguendo il movimento stesso della roccia. Il ginetro poteva avercela fatta perché, passando sotto la linea della roccia, piuttosto che sopra, è riuscito a ripararsi dalle forze avverse della natura. Un po' prolisso, non vogliatemene. No, è la lettura precisa di quello che voglio realizzare. E quindi, perfetto. Scritto tutto giusto, almeno. Se non avessi parlato prima, mi avresti letto nel pensiero. Comunque è così. La storia è quella. Vediamo. Che ore sono? Tardi. 19:30 quasi. Tempi di dirimento del Mastro Dasha 24 ore. Calcola sempre 24 ore, anche se col caldo in 12 ore hai fatto, eh. Però se devi fare qualcosa, una composizione, la fai come ho fatto io, l'ho fatta ieri sera. Ieri pomeriggio verso le 4, le 5. Basta, oggi, stamattina era pronta, ma ieri c'erano 30 gradi però. Sì, la storia di questa composizione. Vediamo un po'. Massimo D'Angelo, tutto serve? Sì, però adesso... Marco Bianchi, sì, preparo il legno affinché sia flessibile e poi lo fisserò e basta. Quindi, essendo un legno fresco, poi tende a indurirsi in quella posizione, non si muove più, capito? Non è che ci sia... Armando Duke, martedì continuiamo. Simonetta, lui dice che è tardi. È quasi ora di cena, quindi ci vediamo martedì, continuiamo questa composizione martedì. Va bene ragazzi? Grazie. Ciao, oggi mi ha fatto tanto. Ciao.